L'istituto è il Max Planck Institute for Coal and Fortune, che letteralmente significa per la ricerca sul carbone, ma in realtà non si fa ricerca sul carbone, si fa ricerca più che altro, cioè il nome deriva dal fatto che nasce in una zona dove c'erano risorse minerarie e quindi all'inizio quella fu la ricerca che c'era in questo istituto, ma poi la ricerca è cambiata e non so se magari siete a conoscenza, ovviamente i chimici sicuramente, ma probabilmente anche gli altri ascoltatori. Sapranno delle polimerizzazioni, quindi la produzione di plastica, eccetera. Insieme a un chimico italiano che fu Natta, in questo istituto lavorava Ziegler e insieme poi scoprirono e comunque svilupparono la polimerizzazione e poi diciamo la produzione di plastica come la conosciamo oggi. Non me ne voglia Martina che sta cercando di, di rimuovere plastica dall'oceano, ma ovviamente poi. La chimica è bella anche per quello, perché magari un problema viene generato in un momento in cui la società si trovava in un certo momento del suo sviluppo, ma poi come chimici cerchiamo anche di trovare qualche soluzione, insomma, quindi anche in quel senso aiutiamo Martina, ecco. Innanzitutto grazie, grazie mille, grazie al rettore Pettinari, che è stato anche il mio professore all'università. Sono felicissima oggi di essere qui perché credo che sia importantissimo promuovere questi eventi in cui veramente si parla alle ragazze, ma si parla soprattutto anche ai ragazzi, perché è giusto che praticamente ovviamente tutti quanti siano al corrente del problema e siano al corrente di trovare soluzioni verso magari discriminazioni o comunque cose del genere. La mia storia comincia a Montelfaro. Dove direte voi? Montelfaro è un piccolo paese nella provincia del Fermano, è veramente piccolo, gli abitanti sono tipo 700, quindi è veramente un puntino su Google Maps, infatti ve l'ho messa lì in alto a destra. Ma ci tengo a precisare questo, non perché voglia fare sponsorizzare il turismo montelfarese, ma più che altro perché voglio sottolineare come sia molto importante il posto in cui cresciamo, il posto in cui viviamo, il posto in cui la nostra personalità viene formata sia come donne, ma ovviamente come individui. E magari la serie di valori e la serie sì, di valori che acquisiamo dal territorio e dalle persone con cui ci confrontiamo quando siamo in età adolescenziale e preadolescenziale. Da lì poi il percorso è stato un po', diciamo, è stato un po' a macchia d'olio, quindi da Montelfaro poi ho cominciato ad andare leggermente più avanti, ho fatto il liceo scientifico e dopo il liceo scientifico mi sono mossa verso Unicam. Ad Unicam ho conseguito sia la laurea triennale che la laurea magistrale e in Unicam ho veramente, a parte ovviamente formare la mia professione, quindi scegliere chimica. Che devo dire l'onesta verità, all'inizio fu un po' una scelta senza troppo pensarci, perché in realtà venendo dal liceo scientifico, perlomeno il liceo scientifico che feci io non dava delle grosse, diciamo, basi in chimica, ovviamente sì, dei concetti veramente, veramente all'osso, ma comunque per esempio la chimica organica, quindi la chimica del carbonio, che è quella che poi in cui mi sono specializzata non era particolarmente trattata, diciamo, a livello scientifico. E quindi fu un po' una decisione quasi ad occhi chiusi, ma di cui ovviamente non mi sono mai pentita. E non mi sono mai pentita di aver scelto Unicam, perché a parte appunto dal punto professionale mi ha formata, diciamo, in toto, ma soprattutto ho trovato delle amicizie, ho trovato delle avventure, delle persone che tutt'oggi sono tra i miei migliori amici, i miei migliori amici. Poi in Unicam ho avuto tante opportunità, infatti per esempio durante la laurea magistrale, anche grazie al professor Pettinari, che era rettore Pettinari, diciamo, aveva diciamo, delle collaborazioni in Spagna, ebbi l'opportunità di fare l'Erasmus a Siviglia, che fu un periodo bellissimo, e ovviamente anche lì ho stretto delle amicizie, ho visitato posti e diciamo che secondo me questo è uno dei,
uno dei consigli che, se posso permettermi, voglio darvi agli studenti, soprattutto che stanno ascoltando, prendete qualsiasi opportunità di andare all'estero, di vedere, di fare, di muovervi, perché ogni opportunità vi arricchisce estremamente, vi rende delle persone molto più complete, sia dal punto di vista professionale, ma soprattutto dal punto di vista umano, perché anche come donne, nel momento in cui magari vi sentite non all'altezza della situazione nell'ambito scientifico, nell'ambito umano, riuscire a affrontare delle cose da soli, un viaggio da soli, qualsiasi cosa che sia poi legata a vivere in un altro posto da sole o da soli, vi rende veramente più forti e vi rende veramente più capaci, ecco. Da qui poi scelsi di continuare la mia carriera in Unicam, e grazie Gemma, ti vedo applaudire. Poi ho scelto di continuare il mio percorso in Unicam e ho scelto di fare il dottorato in chimica. Saluto anche il professor Marcantoni, che so essere tra gli ascoltatori, nonché il mio supervisore di dottorato. Veramente fu un'esperienza, è stata un'esperienza bella, è stata un'esperienza che mi ha formato, è stata un'esperienza ovviamente che mi ha formato professionalmente. Abbiamo fatto altro anche, oltre a mettere gente qui nei palloni, fare fotografie pseudo-artistiche. E quindi secondo me questa è stata ovviamente una scelta che ho fatto e che rifarei, ma soprattutto mi ha aiutato anche da un altro punto di vista, non solo quello ovviamente di rafforzare le mie competenze a livello chimico, ma come vedete nella foto a destra mi ha aiutato anche a sviluppare la capacità di comunicare la scienza. E secondo me questa è una cosa molto importante, che siate donne o che siate uomini. È molto importante che voi riusciate a trasmettere il messaggio di quello che fate, è molto importante che voi riusciate a trasmettere non solo la vostra passione, ma che riusciate a comunicare chiaramente cosa fate, perché molto spesso la scienza è un po' una cosa d'élite, anche come viene presentata nel giornalismo, ad esempio, ma è nostro compito riuscire ad essere chiari e riuscire ad arrivare a veicolare il messaggio che vogliamo veicolare. E come donne, secondo me, è estremamente importante essere capaci di fare questo, perché quello che volete quando comunicate la vostra scienza come donne è che riusciate ad arrivare all'ascoltatore oltre all'apparenza fisica, ad esempio, che a volte superficialmente è quello che come donne, diciamo, comunichiamo o veniamo percepite. Superficialmente, diciamo in questa maniera. Quindi è molto importante che voi impariate, che voi siate in grado di comunicare sia la scienza, ma in generale le vostre passioni. Oltretutto, durante il dottorato ho avuto veramente un'opportunità fantastica, che è stata, adesso la presentazione non scorre più, eccoci. Siccome la mia borsa di dottorato era sponsorizzata da Pfizer, ebbi l'opportunità di fare uno dei 3 anni di studiare comunque sì, diciamo, di studiare all'estero e in questo caso spesi un anno in Connecticut. Ciao Martina di nuovo. no, Martina, scusa, vai, Io, faccio guarda, io confusione. abito proprio davanti alla Pfizer, sono Grodon. Ah, bene, bene, quindi hai scelto proprio. Coincidenza? Coincidenza, esatto. Groton, converrai con me, non è forse, diciamo, il posto più figo del mondo, però comunque aveva una bella posizione, perché si trova tra Boston, tra New York, quindi magari facevi un paio d'ore di treno, stavi a New York, quindi è figo, dai, via, tutto sommato. E sì, qui comunque per me è stato veramente un'altra sfida, tra virgolette, no? Perché poi non si tratta più d'Europa, quindi si tratta del volo transoceanico, quindi già il fatto di, no, partire per andare negli Stati Uniti è un po' un piccolo sogno ogni volta che si avvera. E quello fu così per me. Poi ebbi un'esperienza fantastica, conobbi la realtà della ricerca farmaceutica e quindi voi probabilmente tutti sapete che Pfizer, no, ha poi sviluppato i vaccini, quindi è poi veramente una realtà molto grande. Dove ogni giorno puoi confrontarti con gente con dei curriculum stellari, eccetera. E quindi ogni interazione poi è un'interazione che ti arricchisce. Qui ho riportato delle foto perché, vai, a parte come vedete a destra c'erano dei tramonti
spettacolari, non so se ce ne stanno ancora, probabilmente sì, la vedo annuire. Poi avevo avuto la possibilità, per esempio, di visitare l'università di Harvard col mio supervisore, perciò riuscii a vedere, diciamo, un sacco di cose e viaggiai anche tutto questo fu molto molto piacevole. Un'altra cosa particolare e simpatica era il fatto che vicino alla Pfizer c'era una delle basi navali sottomarine più grandi degli Stati Uniti e quindi quando poi stavamo al lavoro e magari dalle vetrate dell'azienda riuscivamo a vedere questi sottomarini che tornavano dall'Oceano Atlantico, riemergevano e c'erano i marinai in superficie che poi tornavano in superficie dopo diversi mesi diciamo sotto coperta, ecco. E quindi anche questa fu veramente uno dei piccoli inediti per dirvi quanto poi viaggiare, quanto riuscire a fare esperienze sia formante sia eccitante. Come anticipato prima, sono al Max Planck Institute for Colinforschung e faccio un postdottorato. Anch'io sono praticamente assegnista di ricerca in chimica organica, quindi nella chimica del carbonio, specialmente dove i metalli sono, non me ne voglia il professor Pettinari, sono diciamo un po' lasciati da parte, e in particolare in organocatalisi. E organocatalisi che magari qualcuno di voi ultimamente ha sentito, è un po' più diciamo abituato a sentire come parola, perché è stato il mio capo, specialmente, che è questo qui che vedete in basso, ecco, forse vedete il mio mouse in basso a sinistra, ha vinto il premio Nobel per la chimica nel 2021. E quindi io sono stata molto felice, questo era il giorno in cui abbiamo festeggiato, ecco, con champagne e pizza. E comunque sì, è stato molto bello poter partecipare a questa esperienza e poter far parte del gruppo che poi è stato riconosciuto con quello che nella scienza è il premio più, diciamo, più ambito e più desiderato. E in questo, diciamo, in questo istituto ho passato diversi anni e ho avuto l'opportunità di conoscere moltissimi scienziati, ma anche moltissime donne, per esempio questa ragazza è argentina, lei è spagnola, lei è sempre la stessa argentina, lei è cinese, quindi anche da culture diverse, quindi confrontarsi non solo come scienziati ma anche come donne nella scienza provenendo da background differenti, cioè come potete immaginare, ovviamente Montelparo non è Pechino o non è Buenos Aires. E adesso, diciamo, sono in conclusione anch'io e aspetto, o comunque cerco, sono alla ricerca della prossima opportunità e della prossima sfida. E niente, se posso veicolare un ultimo messaggio parlando alle ragazze, voglio dire che non abbiate sempre il coraggio di seguire le vostre passioni, che sia nella scienza, che sia qualsiasi cosa vogliate fare. Non lasciate mai che nessuno vi dica cosa potete o cosa non potete fare, perché possiamo fare tutto, come individui, come donne, come uomini. E niente, grazie mille di avermi dato questa opportunità di parlare oggi.